Ciao ragazzi, vlog post partita, Spezia Milan 2-3-4, quanto è finita? Sono Poteva finire anche 4-0 che non c'era nulla da dire. Ciao a tutti. qui con Steve, ciao Steve. Abbiamo appena finito la reaction, ragazzi, che uscirà domani. E ovviamente il risultato è che non... Personalmente non mi sarei mai aspettato. Quando dico di non... abbassare la guardia, che ogni partita è importante, non lo dico tanto per, non lo dico per scaramanzia. Certo è che, come ho detto prima durante la reaction, non mi aspettavo una partita così brutta nostra e così importante da parte dello Spezia, perché bisogna anche riconoscere, ovviamente, quando l'avversario fa una gran partita, ma bisogna riconoscere anche quando noi in partita non c'entriamo mai, perché oggi abbiamo sbagliato tutto, approccio alla partita, hanno sbagliato tanti singoli, è mancato Calhanoglu, è mancato Bennacer, gli unici che si salvano, e domani daremo anche i singoli voti a tutti i giocatori, personalmente penso che siano Donnarumma e Tomori. Cosa ne pensi, Steve? Penso la stessa cosa. Onore allo Spezia, che comunque sembrava il Real Madrid stasera. Cioè, ha fatto una partita clamorosa. Spero che appunto le facciano poi anche, cioè, che non solo quando fanno la partita importante, perché cioè, stasera è veramente la partita della vita. Cioè, che obiettivamente non te l'aspetti da una squadra che cos'è, quindicesima in classifica. Vabbè, comunque, onore a loro. Cioè, obiettivamente c'è da dire. Onore a loro quanto vuoi, però noi non siamo stati all'altezza. Cioè, io ti ripeto, come dicevo in live, ci sta che tu non puoi essere sempre al top, ci sta che tu hai un momento di flessione. Secondo me è indubbio che noi in questo momento non stiamo benissimo e già da un po' di partite. Per Sì. quanto poi loro dicano no, ma non è così, in realtà la squadra corre, la squadra fa. Io non vedo il Milan con la stessa brillantezza di prima. Vuoi che magari molti oggi erano anche rientrati da infortuni lunghi, vedi Calhanoglu, Bennacer, eccetera, eccetera, e non sono al meglio. Però secondo me, cioè, arrivavamo sempre secondi, sulle seconde palle arrivavamo sempre dopo di loro, sempre anticipati. Cioè, secondo me, puoi avere momenti di flessione, tutto quello che vuoi, però la squadra che punta a vincere, che sta lì davanti, che un po' ci sta credendo. In un turno dove anche le altre hanno partite difficili, devi assolutamente vincere, sei alla vigilia del derby. Secondo me ci sta che ti va storta, però una prestazione così per me non è all'altezza. Non è all'altezza di quello che ti stai dando come obiettivo, di quello che sei in questo momento, visto che sei prima in classifica. Hai una prima in classifica che prende pallate dallo Spezia, cioè perché sul 2-0 attaccava lo Spezia, Sì, cioè sì. quella Ma la cosa. Non c'è stata mai la sensazione che noi potessimo segnare. se non ormai alla fine quasi neanche la guardavo, ma ha preso anche l'incrocio alla fine, il palo, Sì, alla fine traversa. poteva segnare il 3-0 Mi e sa che ha su preso. un'ennesima palla respinta malissimo centrale da Dalot, che io francamente con tutto il bene non riesco a capire, non ce l'ho con nessuno, però visto le prestazioni che ci aveva fatto vedere Kalulu da centrale, ma una volta anche da terzino in Coppa Italia, francamente non capisco perché non far giocare lui, perché io Dalot non ho visto ancora quest'anno una partita che mi faccia dire vale quei 20 milioni di riscatto, per me assolutamente no, cioè lo rispedisco da subito. Non mi è sembrato mai meglio di Kalulu, quindi non capisco perché insistere su di lui, che mi sembra un giocatore normale. Anzi, stasera ha fatto anche parecchie dormite, parecchie. Stasera sì, ha trasformato, come dicevamo, Saponara in Messi praticamente, perché lo ha saltato come ha voluto. Anche in occasione c'è stata la prima conclusione importante di Saponara, beh, lì c'è Romagnoli che scivola, capita, quindi c'è poco da dire. Il primo gol loro, bella serpentina, begli scambi, come hanno fatto per tutta la partita. Sfortunato Romagnoli che nel tentativo di anticipare l'avversario ha praticamente fornito un assist al giocatore dello Spezia. Sul 2-0 tutto nasce anche lì da una mezza pisciatina di Dalot, per usare un eufemismo. Si è fatto infinocchiare con troppa nonchalance, con troppa facilità da Saponara, che tecnico quanto vuoi, ma è pur sempre Saponara. No, Peraltro per me è la rischia... spiccia, cioè per me è rischiando, la spiccia esatto, dopo un anno, dai, cioè voglio dire. rischiando anche il rigore, perché l'ha preso Sì. lì che era quasi sulla linea e quindi quasi rigore. E poi vabbè. Io quello ti dico, ci sta la partita no, però secondo me non ci sta che una squadra prima in classifica
ok, saremo anche oltre quello che sono i nostri reali valori, però se sei lì, e secondo me non ci sta che il terzino della squadra prima in classifica si fa infinocchiare in quel modo, cioè proprio come se fosse un birillo, da uno che non è Messi, cioè non è uno che ha una velocità stratosferica, è un buon giocatore. No, esatto, lo fai di Saponara, sicuramente Saponara ha tanta tecnica rispetto ai giocatori medi, resta il fatto che non è veloce, non ha mai avuto nell'uno contro uno la sua arma vincente, diciamo, quindi... Vabbè. Partita no, nel senso che io, come ti dicevo, non ho mai avuto la sensazione per un attimo di poterla pareggiare, neanche sullo 0-0 mai la sensazione di vincerla, sull'1-0 mai la sensazione di pareggiarla, sul 2-0 mai la sensazione di accorciarla, mai, e non mi era mai successo quest'anno, anche con l'Atalanta che ci hanno preso a pallata anche loro, anche con Lille in Europa League, anche quando abbiamo perso con la Juventus, c'era comunque, cioè un minimo abbiamo creato, oggi veramente... Zero, le uniche molto simile alla partita con l'Atalanta e anche quella con Lille. Sono partite simili, secondo me, quelle che hai nominato, perché alla fine noi abbiamo dimostrato di soffrire tanto le squadre che ci attaccano molto alte e che mantengono un ritmo alto per tutta la partita. Noi andiamo totalmente in crisi, perlomeno ultimamente abbiamo visto che facciamo molta fatica con quel tipo di situazione, mentre con una squadra magari medio-bassa classifica che si chiude dietro, noi avendo Ibra, avendo certi giocatori, magari anche con la giocata del singolo la sblocchiamo, perché ricordiamoci che anche col Crotone, come dicevamo, sì, in live, sì, abbiamo vinto 4-0, ma nel primo tempo abbiamo creato qualcosina, ma non abbiamo giocato bene. No, il 4-0 è stato figlio semplicemente dello sfilacciamento del Crotone da un certo punto in poi, perché il Crotone, secondo gol, si è sfilacciato. Crotone è stato molto ordinato sino a un certo punto, poi sul 2-0 non ci ha creduto più e lì sono uscite poi anche le individualità che in quel caso hanno fatto la differenza. Questo oggi veramente, escluso Tomori che è entrato benissimo e ha chiuso in due o tre occasioni, e Gigio che sinceramente ha fatto un paradone su Saponara, sul gol che cazzo poteva fare, sul secondo non ne parliamo proprio, anche sul secondo leggerezza, come diciamo, di Mete che sicuramente poteva chiudere meglio, vorrei rivederlo quel gol, perché come tu avevi subito notato che forse poteva essere più veloce, più rapido nel chiudere. Quell'altro Bastoni ha fatto un gol pazzesco, però insomma lì obiettivamente comunque andava chiuso. Vorrei solo rivederlo, vorrei lasciargli il beneficio del dubbio solo nel caso in cui dietro di lui, cioè vicino a lui, ci fosse ancora un altro giocatore, solo in quel caso, solo in quel caso. Io ho visto la parte finale lì del replay dove lui arriva anche un po', sai, con quel passo, sì, provo, vado a chiudere, cioè non c'è stata quella rabbia, quell'aggressività che comunque ci ha resi primi in classifica, perché ricordiamoci che noi, cioè non puoi comunque adesso, magari non è questo il caso, però non puoi secondo me pensare che adesso sei la prima in classifica, giochi con nonchalance. Quello che ci ha fatto essere lì è l'intensità che ci abbiamo messo ogni volta. Se tu inizi a non mettercela, ti può salvare Ibra con le piccole ogni tanto, ma poi non basta, cioè quando trovi la squadra che ti fa questo partitone qui, è lì che devi tirare fuori gli attributi. Va bene, archiviamo sta partita, mettiamola nel cassetto delle cazzate della vita e ora pensiamo, yeah. Ora pensiamo, yeah. Pensiamo al derby. Grazie mille Stefano. Grazie a te. Alla prossima. Ciao ragazzi, grazie. Yeah.